Cosa vedremo nel corso di questa manifestazione a Pescara? Allora, saranno 3 giorni di creatività. Ospiteremo degli appuntamenti di freestyle, hip hop, graffiti, musica, tutto a 360 gradi tra il porto turistico di Pescara, l'area dello skate park e via Caboto. Per assistere ai vari eventi sarà obbligatorio il Green Pass? Assolutamente sì, sia per accedere nelle aree dello skate park che in via Caboto e per accedere poi all'auditorium del porto turistico sarà necessario il Green Pass. E per quanto riguarda il contest di freestyle e i concerti associati all'Indie Rocket, anche la prenotazione. Sarà possibile prenotare i biglietti gratuiti sul nostro sito www.movimentazioni.org/qfestival. E troverete tutte le informazioni sui nostri siti social, quindi su Facebook, su Instagram e sulla nostra pagina web. Assessore, è importante questa manifestazione, si parla di periferie e di riqualificazione a cui l'amministrazione comunale di Pescara tiene in maniera particolare con il suo assessorato ovviamente. Sì, ecco, questo con il bando delle periferie, con queste manifestazioni riprende vita, perché sono state causa Covid interrotte quelle che erano le iniziative e tutto quello che era stato programmato in seguito ai fondi che ci sono arrivati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Siamo andati anche a Roma, anch'io sono andata a Roma per cercare di verificare la fattibilità di questi eventi e abbiamo avuto un riscontro positivo, per cui abbiamo proseguito e siamo andati avanti. È importante coinvolgere le periferie a livello culturale perché purtroppo le periferie spesso e volentieri vengono lasciate un pochettino da parte, invece no, è importante coinvolgerle sempre. Quando il mondo delle periferie incontra l'arte, la creatività, la bellezza e la cultura, sicuramente parliamo di eccellenza. Penso che questo mio pensiero racchiude al meglio ciò che descrive l'iniziativa del Festival delle Culture Urbane, che si svolgerà dal 3 al 5 settembre nella città di Pescara. È importantissimo dire che protagonisti saranno i giovani della città di Pescara, dei giovani nati a Pescara, ma maturati e andati all'estero, che ad oggi porteranno qui le loro esperienze da dare ai nostri giovani. Io come assessore allo sport e come assessore alle politiche giovanili ho messo a disposizione lo skate park per dare la possibilità di fare competizioni, ma soprattutto delle migliorie. Infatti avremo dello street art, quindi naturalmente dei dipinti, sia sul suolo che sia sui muri dello skate park del porto turistico.